Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi proviamo Darkwake, una demo che c'è su Steam, quindi potete provarla anche voi se volete, di un gioco indie di un team italiano che mi ha contattato, ok? Mi hanno scritto una mail personale e mi hanno chiesto se volevo provare il gioco, fare vedere il gioco, così, a titolo assolutamente gratuito. Anche perché questo gioco non ha neanche una data di uscita ancora, non si sa quando esce. Ed io, ragazzi, ho visto la pagina di Steam, letteralmente, ho visto che aveva una bella estetica, poteva essere una cosa interessante. Mi hanno anche raccontato un po' la loro storia del team, un po' particolare, perché veramente sviluppatori in piena passione che cercano di fare un videogioco. E quindi ho deciso di provarlo. In realtà so solo che è un gioco tendenzialmente horror, mi è sembrato di vedere, in 2D, quindi a scorrimento, e con probabilmente degli enigmi. Basta, non so molto altro. Mi sembrava un'idea carina provarlo, farlo vedere, e quindi lo proviamo e lo faccio vedere. Vediamo un po'. Questa produzione è fatta da veramente poche persone, mi sembra di ricordare meno di 10 probabilmente, nel team di sviluppo. Il gioco ha anche l'italiano, incredibile, perché insomma ultimamente anche i giochi comunque fatti da italiani non hanno l'italiano. Facciamo una nuova partita. Degli screenshot, l'estetica era molto figa, devo dire. Ok, quindi siamo nella mente di questo ragazzino che non sta molto bene, evidentemente. È molto bella l'estetica. Mi ricorda altre cose, ma non saprei dirvi cosa. Però è peculiare. Siamo nel suo incubo. Quello è il letto. Possiamo camminare, possiamo saltare. Nient'altro per adesso. Bello. C'è anche un po' di feedback. Sto usando il pad della PS5. Abbiamo un'icona di un cappello in alto a sinistra. Sì, X, ci possiamo arrampicare. Po' limbo, se sfondo che ci si mette anche davanti alla lente, non come colori, estetica, però come telecamera che segue, diciamo, 2D. Ma anzi, esteticamente e artisticamente è una bomba. Anche l'audio. Ok. Devo evitarli. Va bene, il gioco non ci dice nulla. Così. Ok. Mi piace questo non tutorial. Mamma mia. Teschi dentro gabbie. Enigma. Campanella 1, 2 e 3. Cerchio.
in realtà questo era per cominciare l'enigma, probabilmente. Banalmente questo? Ok. Quindi se ci sono i simboli concentrici forse bisogna tenere premuto. Probabilmente sarebbe... Beh, forse non vogliono dare informazioni, vogliono... Vabbè, non è così difficile da capire, però... Dipende, se vuoi essere proprio accessibile, diciamo così, lo scrivi. Se no dici, vabbè, capitelo da voi, perché comunque non c'è interfaccia, quasi zero interfaccia per adesso. Quindi questo vuol dire che devo tenere premuto. Ok. Qui non si passa. Nel frattempo ci spiano dei simpatici mostri. Posso spingere. Posso tirare. Ok, lo fa la scaletta. Va bene, quindi è tutta una serie di enigmi più o meno ambientali. Non è male per niente, quindi, eh? Qua si dovrebbe scappare, immagino. Ma si può sprintare, forse? Sì. Anche questo... Ah, qua si rallentava, però. Vabbè. Ok, ho capito. Dio mio! Va bene. Ok, è una sorta di trial and error. Corri! Ok. Capito. Ci abbassiamo. Il ragnetto in prima impressione. Un po' di musichetta. Un ricordo. Diventato il nostro companion. Però c'è quest'icona in alto a sinistra del cappello che non... Non si è capito a che serve. Anche perché non ci sono... Non c'è un inventario, non c'è niente. Okay. Chissà cosa vuol dire il cappello. Abbiamo un gufo. Sicuramente ci aiuterà a fare cose. Una carta da gioco. 7. Tre di fiori. Sì, vabbè. Lo sapevo. Quindi... Qual è il trick? C'è un topo. Ah vabbè, ma tutto ci vuole uccidere. Capisco. Ah, si è ammazzato da solo. Interessante. Ne spunto un altro adesso? Sì. Forse... ma come fa? Anzi, a caso totale, eh? Manco me ne ero accorto. È caduto uno scudo in testa. La possiamo spingere, forse? Grande, anzi, c'è una grande intelligenza. Vabbè, non è che si possano fare tante interazioni, quindi... Però è molto smart, cioè... È capitato first try... Che comunque vuol dire che anche c'è un certo design per far succedere le cose, però... È stato figo come enigma, no? Cioè, siamo scappati, lui ha preso una botta, poi ha preso un'altra.
poi l'abbiamo usato certo come aiuto per il passaggio. Bello questo. Anche perché ce l'ha fatto fare, anche se è andata un po' a random. Tenere premuto il quadrato. Posso mandare... Ah, posso prendere il controllo del gufo. Ripremendo quadrato. Ok. Ci sono delle interessanti idee, devo dire. Oltre all'estetica che è meravigliosa. Buffo. Eh sì. D'altronde. Però qui i prompt dovrebbero spuntare comunque. Perché di solito ci sono, quindi dovrebbero continuare a esserci prompt. Ok. Questo. Ok. Ma poi l'UFO rimane lì dov'è, però. Cioè, se io lo cambio, lui rimane lì. Poi si avvicina dopo. No. Forse. Vede, non c'è il prompt, perché non c'è? Dovrebbe esserci comunque. Forse servirà in altri enigmi che lui rimanga dove deve, dove è lasciato, diciamo. Abbiamo liberato sto coso schifoso, non so perché. Forse dobbiamo ripremere. No, ho sbagliato. No. Ah! C'è il tesoro. Vabbè, sì. Chiaramente. E cosa ci facciamo con la... qua? L'ametista. Adesso in alto a sinistra abbiamo un'altra icona. La pietruzza. E quindi... Forse ci serviva come chiave? Ah, ecco, già me l'ho scordato. Esatto, è una chiave, in realtà. Cool! Niente, la nostra amica o sorella o... Fine demo, molto breve, molto breve. Ma è figo, ragazzi. È praticamente un... anche meno di una demo, praticamente un pitch di dimostrativo. Beh, molto breve. Però c'è del potenziale, devo dire. Esteticamente molto figo. C'è l'ambientazione, si fa sentire tantissimo. Gli enigmi, comunque, sono anche questi pochi enigmi, erano interessanti. E potrebbe essere un gioco interessante quando uscirà. Dipende anche dalla lunghezza, tutto quanto, la complessità, quanto poi le meccaniche si evolvono, tutto quanto, però. Bravi ragazzi, secondo me è una bella idea, un bel progettino e buona fortuna eventualmente quando uscirà effettivamente in release. Mi ha fatto piacere giocarlo.
Quindi ragazzi, se vi è piaciuto potete provare voi stessi la demo oppure metterlo in wishlist se volete per essere aggiornati eventualmente, sviluppi futuri, date di uscita e tutto quanto. Team italiano. E insomma, questo era Dark Wake. Beh ragazzi, con questo è tutto. Grazie della visione, del supporto sempre. Voi statemi sempre bene. Ci becchiamo prossimamente per altri video sempre qua sul gaming. Alla prossima. Ciao ciao.